Assolutamente è stato determinante non poter disporre di un'alternativa a Genchi e Paolucci, che avevano giocato 4 giorni fa su un campo pesantissimo, infame, e quindi finché hanno tenuto, hanno fatto una gran partita, e però obiettivamente non gli si poteva chiedere di più. È chiaro che nel momento del bisogno non avevo alternative, ho pensato appunto, come poi ho fatto, di inserire un centrocampista in più e quindi di poter quantomeno ripartire non dando punti di riferimento. Questa era l'unica soluzione che avevo, che ho fatto. È chiaro che potevo farla prima, ma facendola prima sarei andato incontro a un'altra situazione, cioè se avessero pareggiato e avessi fatto il cambio, ecco, molto prima, non avrei avuto poi più un attaccante per cercare di tornare in vantaggio. Pertanto era un cambio che l'avevo già pensato di fare, ma comunque negli ultimi minuti. Purtroppo l'ennesimo episodio a noi sfavorevole di una condotta di gara da parte della terna abbastanza discutibile, ancora una volta, ha condizionato anche questo, oltre a non avere io dei ricambi lì davanti. Perché, entro nel merito, se c'è un regolamento che dice che il fallo tattico deve essere sanzionato con un cartellino giallo, questa regola deve essere applicata. Non si può lasciare l'interpretazione all'arbitro, perché se il fallo è tattico, cioè noi anche a Catania siamo ripartiti decine di volte, non è stato mai sanzionato un fallo tattico. Allora voglio capire, c'è una condotta, c'è un'impostazione da parte del designatore, diciamo per così dire all'inglese, ma quando c'è il fallo sistematico su una ripartenza, voglio capire dov'è allora la regola, cioè dove vale, in che caso? Questa è una domanda che vorrei fare, ecco, che mi verrebbe spontaneamente da fare magari agli arbitri o al designatore o chi è responsabile, perché noi siamo, e l'abbiamo dimostrato anche oggi, una squadra che tenta di giocare a calcio, ma ogni volta che riprendiamo palle e ripartiamo ci fermano con dei falli e non vengono mai sanzionati. Questa è una costante che ho visto in queste partite. Sì, i giocatori mi hanno detto che Ferrara l'ha toccata con la punta del piede la palla. Non era rigore. Era... Se così è, poi ci saranno le immagini, non è rigore, ma intanto ormai la partita è andata, quindi qua tocca commentare, così come sono stato obiettivo dopo il derby ad Andria, dicendo che la vittoria sarebbe stato un risultato generoso per noi, per quello espresso in campo. Oggi devo dire che ci hanno tolto 2 punti, perché il Siracusa non ha creato tante occasioni per cercare di pareggiarlo o vincere la partita. Io ricordo solo un'azione nel secondo tempo, parata di Bardini 0, un'azione nel secondo tempo dove Donnarumma in scivolata ha deviato in calcio d'angolo, è stata l'unica occasione concessa al Siracusa. Per il resto noi abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo e nei primi 5-10 minuti, se non ricordo male, non abbiamo sfruttato 2 palle gol che avrebbero potuto chiudere la partita. E quindi tocca commentare un pareggio che ci teniamo, ci prendiamo, però ecco, oggi per quanto dimostrato sul campo meritavamo sicuramente la vittoria. Sì, ripeto, ho fatto questo cambio per non abbassarmi troppo presto. Era un cambio che avrei comunque fatto, perché sia Genchi che Paolucci non ne avevano più. Avrei dovuto cambiarli entrambi, però poi ci saremmo schiacciati troppo e obiettivamente mancava ancora tanto. Quando ho deciso di fare il cambio, comunque credo che mancassero ancora 15 minuti, quindi ci è andata male. Ripeto, purtroppo oggi per una condotta di gara magari dell'arbitro e per una nostra impossibilità, ecco, nei ricambi lì davanti, abbiamo pareggiato e quindi lo dobbiamo accettare, guardiamo alla prossima.